Tutto comincia con un leggero dolore alla gamba, un prurito fastidioso che gli partiva da sopra il ginocchio e gli arrivava all'altezza dell'anca. Poi la gamba prese a trascinarsela dietro e la cosa lo faceva bestemmiare, come se la gamba gli stesse facendo un dispetto. Quindi smise di scendere dall'app e bestemmiava da dentro l'abitacolo, ma andava noi in alla scoperta a fare la spola tra la cantina e l'ape e si faceva riferire nei dettagli tutto quello che c'era sotto, le misure della cantina, i pezzi da portare via e se c'era qualcosa che valesse la pena rubare. Alla fine sparava la cifra e noi tornavamo giù e poi tornavamo a riferirgli come era andata a finire col cliente, poi smise di venire. La gamba sana non ce la faceva più a trascinarsi dietro quella marcia. Finì a casa sua, su una sedia a rotelle che teneva arpionata le dita che dopo un po' gli diventavano livide dallo sforzo. Dirigeva tutto da lì e bestemmiava contro la gamba marcia, urlava al telefono, masticava fette di mortadella direttamente dal cartoccio, senza pane, senza buttarci giù un sorso d'acqua e ogni due o tre fette ci mollava sopra una scorreggia terrificante che lo faceva tremare. Ma in quel mondo non ce la faceva, era più forte di lui. E allora tornò in strada, sempre più incazzato. Lo andavamo a prendere a casa e ce lo caricavamo in spalla fino all'ape, che magari era parcheggiato un chilometro più avanti. E durante il tragitto, tra un porco Dio e l'altro, diceva che tutto quello doveva finire presto, che noi c'è da lavorare alla maniera di una volta, che noi ci fa schifo i tozzoli di mela, noi ci piace il piatto di pasta e se ci scappa pure un po' di sughino. Non poter seguire le operazioni come avrebbe voluto lo rendeva una bestia in catene. Ci mandava a contrattare, poi gli veniva in mente qualcosa e ce ne urlava dalla cabina dell'ape, apriva lo sportello, si appoggiava con le mani sull'asfalto, ci strisciava sopra e urlava, bestemmiava e noi nemmeno lo sentivamo. Ma durò poco. Lo portarono in ospedale. Si ritrovò a dirigerla da lì l'attività lungo le corsie affollate, spintonando, mandando a fanculo chi gli si parava davanti, parenti, infermieri, primari. Voleva resoconti continui. Fosse dipeso da lui, se la sarebbe tagliata da solo la gamba marcia e avrebbe lasciato tutto a sanguinare, gamba e moncherino, fino a casa, fino all'ape, fino a un altro indirizzo. Ma non era la gamba. La gamba era solo un sintomo, era marcio dentro, i polmoni foracchiati. Le abbiamo viste le lastre, io e Leo. Il dottore ce le ha messe sotto gli occhi, sopra un tavolo illuminato. Mi dite cosa ha fatto quest'uomo? Ci ha domandato. Sembra che sia vissuto tutta la vita dentro una ciminiera. A lui, a Zaccardi, non dicevo niente. Ma l'aveva capito da solo che se ne stava andando. E dal momento in cui lo capì, cominciò a far neticare del tesoro nascosto, del baule pieno di quattrini, dei suoi risparmi sporchi di terra. E allora? Un bel giorno materializzarsi in ospedale i generi di Sofia, che ci credeva alle fregnacce del marito, nella stessa maniera in cui credeva alle fattucchiere, alle carte, agli intrugli magici, e si era lasciata scappare il maccherone al telefono con le figlie. Quelli arrivarono a vedere se c'era da strappare qualcosa dalle mani di quel vecchio spilorcio, prima che fosse troppo tardi. Arrivarono apposta dal nord Italia, in camuffa, come due agnellini, mano nella mano delle loro consorti, che ancora avevano addosso i lividi dell'ultima volta che erano state menate. Gli arrivarono di spalle a Zaccardi e gli diedero una pacca sopra. E lo salutarono a modo loro con un «Come va, Pietri?». Pietrino si girò, li fissò per un attimo e poi guardò me appoggiato alla macchina del caffè. «Mimì», mi disse, «chi sono questi due meridionali di merda?». Loro se la risero. «Pietri, non fa così che ce ne stanno male, poi venimmo da Cuneo, non si fa più terrori». Pietrino non si fece intenerire e caricò con tutta la sedia a rotelle, con tutta la forza che gli era rimasta sopra le scarpe, sulle ginocchia, sugli stinchi, quelli che in un altro momento lo avrebbero preso e scaraventato fuori dalla finestra con una mano sola, non se la sentirono di reagire. Pensavano ancora di rabbonirlo, di vederci chiaro in quella storia del baule, e allora ridacchiavano e zompettavano sotto i suoi colpi. «Pietri, che stai facendo a sta sedia? Stando buona, che sti inguaiata!». Ma Pietrino raccolse ancora tutte le sue forze e scappò lungo il corridoio, attraverso il reparto, entrò in quello di ostetricia, si appoggiò alla finestra e con gli occhi di fuori, annebbiato dallo sforzo, si accasciò sul davanzale. Gli facevano paura i cavalieristi a Pietrino. E quelli di nuovo ci provarono a farsi vedere, fargli scappare dai denti una parola su quella storia. Si ripresentarono a braccia larghe, quei sorrisoni che gli sformavano le guance. «Pietri, vieni qua, fatta abbracciare!». E lui, sempre più lontano, che spingeva la sedia con delle manate che facevano impressione, arrivò fino al reparto di pediatria e da lì mi spedì due o tre volte a vedere se se ne erano andati. Mi fece controllare dappertutto. Che
che quelli sono capaci di infilartisi sotto le lenzuola e ficcarti un bastone su per il culo senza che nemmeno te ne accorgi. Poi gli infermieri lo tolsero dalla sedia a rotelle e lo stesero sul letto in corsia con le flebo attaccate, lui che non riusciva a tenere le braccia ferme per un attimo e c'aveva sempre di che essere incazzato con gli altri ammalati del reparto che erano più morti di lui e non avevano nemmeno la forza di rispondergli e che quando lui gli ringhiava addosso non facevano altro che girarsi dall'altra parte e pregare qualsiasi santo di lasciarli morire in pace. C'era rimasto poco di lui, gli occhi, qualche dente che sbucava fuori e gli anelli che però gli si sfilavano in continuazione. Lui doveva tenere le dita piegate per non lasciarseli scappare. Erano i giorni del delirio, l'agonia che socchiude le porte alla morte, l'ebbrezza che ne allieva il viaggio, la mano callosa stretta nella mia, la sua voce che mi implora, vuole che chiami Sofia, ma Sofia se n'è appena andata, le ho dato io il cambio, allora vuole un salamento piccante, mi costringe a chiamare l'infermiere, l'infermiere arriva, lui lo guarda e fa: è da tanto che ti aspettavo, Sofia. Cominciamo a sentire la tua mancanza. Io cerco di farlo tornare alla ragione e gli dico. Lui dice: sì, sì, lo so che non è Sofia. Non sono ancora così rincoglionito da non riconoscere Sofia. Sofia non veste mai di bianco, è chiaro che non è lei. Comunica lo stesso all'infermiere quello che resterà uno dei suoi ultimi desideri. Portatemi una cazzo di fetta di salamento piccante, Cristo Dio. Non vi sto chiedendo di andarlo a comprare, è in frigo. Saluta l'infermiere. Mentre si allontana gli grida dietro: Sofia, ti amo. Il salamento però non arriva. Allora mi manda fuori a telefonare a Sofia. Dici di portarlo che mi sto incazzando. Cerco di distrarlo e gli dico: Pietro, lo sai? Ieri ci sono stati degli scontri in via del Pratello, autonomi contro polizia. Hanno picchiato il tuo vicino di casa. Lui si illumina. Chi mi fa? Chi hanno menato? E poi: oh sì. Dirmi che è successo qualcosa al sindacalista, quello del primo piano, proprio a lui, Pietro. E in ospedale anche lui faccio io. E lui, con un filo di voce: grazie mille. Oggi mi hai dato una buona notizia, ti sono grato per questo. E poi ricominciava a parlare del baule, che era diventato un'ossessione, che era a casa e al magazzino di via Lemoni al tempo stesso, che invece un'altra volta era in una cantina che sapeva solo lui, e ce lo voleva dire veramente, ma lo sforzo era tanto, e il marcio gli tornava su, e gli faceva dimenticare quello che stava dicendo, e allora diceva che era nostro, ma dovevamo arrivare prima che morisse, prima dei camorristi, prima dei parenti, che quelli ci mangiano pure il legno per quanto sono avidi. E quando non eravamo lì, telefonava. Non c'erano saluti, solo un roco ansimale, un congestionamento nella voce. Ci voleva tempo prima che il marcio dentro di lui riuscisse a calmarsi, allora ripartiva ancora, sempre con la storia del baule, che c'era da andarlo a prendere subito, e mi raccomando, di lasciare almeno 2 lire a quella santa donna di Sofia. 2 lire per potersene tornare in Colombia, che è quello che vuole, perché è una negra, e alla fine quelli fatti in quel modo stanno meglio tra di loro.